Ai fini della cortese attenzione degli amici della Università Pegaso, che prestano anche le loro tecnologie per garantire la registrazione in streaming dell'evento, darei formalmente inizio alla nostra riunione, stabilendo fin d'ora il principio che rispetto al programma c'è qualche piccola variazione. La prima è che tocca a me presiedere al posto di Marco Frittella, e questo capisco che già fa un pochino, strida un pochino con l'impostazione che avevamo dato, però vediamo di... risparmia il mio intervento. Dunque, il primo passaggio che avevamo messo in programma, e di questo siamo grati al Rettore, è propriamente il suo saluto a nome dell'Università Telematica Pegaso, di cui, ripeto, siamo ospiti. Dicevo, un ringraziamento e un saluto a tutti quanti, il ringraziamento anche da parte dell'Università Telematica Pegaso, del Presidente Iervolino, che ha discusso a lungo di questa iniziativa e della pubblicazione anche del libro che oggi diciamo qui sul tavolo. E ovviamente la Pegaso è onorata di poter raccogliere un evento di straordinaria importanza, in genere diciamo per noi, per questo possiamo tranquillamente dire per la vita di tutto il nostro paese da molto tempo, da 40 anni a questa parte. Nel libro di Fioroni gli annunzi ovviamente uno trova, come dire, le ultime cose, essendo stato l'onorevole Fioroni presidente dell'ultima commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti, ma dice due cose, dico questa cosa e poi vi lascio in pace. Una, che si dice da tempo e tutti sanno, che cioè questa attenzione forte, in qualche modo spasmodica, all'evento del rapimento di Moro, dei 55 giorni e dell'uccisione, è quella su cui si è concentrata, si concentra da 40 anni a questa parte, diciamo, l'attenzione, gli scritti, i convegni, le cose, il che era in qualche modo inevitabile. Io avevo già un'età abbastanza matura per averli vissuti in presa diretta quegli eventi drammatici di quei giorni. Mentre, voglio dire, sembra come se andasse in penombra la storia di uno dei più importanti politici, uomini di cultura di questo paese, gli anni precedenti appunto a quell'evento disgraziato. Dice però un'altra cosa nel suo libro Fioroni che vorrei sottolineare, cioè che conoscere quello che era stato Moro prima della vicenda del rapimento, di tutto quello che è accaduto in quei giorni appunto e dell'uccisione, fa capire meglio che cosa è accaduto in quei giorni, o meglio, la dico al contrario, non si riesce a capire fino in fondo le dinamiche di quello che è accaduto in quelle giornate terribile se non si conosce tutta la storia precedente, il pensiero, quello che aveva diffuso certamente all'interno del paese ma anche a livello internazionale Moro, con i suoi discorsi, le sue politiche, le sue attenzioni e tutto quanto. Ecco, questo mi pare una cosa, diciamo, da sottolineare in maniera particolare. Non solo bisogna riprendere il modo di prima di quegli eventi, ma non capiremo bene quegli eventi, o non li abbiamo capiti bene se non li leggiamo questo. Va bene, la mia modesta conoscenza delle cose non mi consente di andare oltre questo. Vi rinnovo il ringraziamento a tutti i relatori, con alcuni quali siamo lasciati in quale aeroporto non me lo ricordo, ma insomma storie ormai di 10 anni fa. Io ero presidente della provincia e Fioroni ci spingeva per fare l'aeroporto a Minerva. Che era una delle cose, delle poche idee intelligenti che c'era, ovviamente è caduta nel nulla.
Va bene, grazie dell'attenzione e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Grazie. Dunque, siamo qui per ragionare attorno a questo libretto piccolo nella foliazione, però denso, molto denso di non solo di informazioni, ma anche di suggestioni. E quindi la discussione vorrà essere sicuramente all'altezza della intrinseca qualità di questo sforzo che hanno fatto l'amico Fioroni e l'amico Iannuzzi. Stamane mi sono peritato di recuperare proprio nella connessione di date uno stralcio del discorso che ha fatto Moro, che fece Moro nel 1968, esattamente il 9 maggio, quindi 9 maggio 1968, 9 maggio 2018, 50 anni fa. Moro era a Palermo, di fatto già si era in campagna elettorale, e parla a un certo punto della istituzione delle regioni, e ne parla, abbiamo fatto in modo che diventasse un tweet dell'ANCI, ne parla dicendo che le regioni vanno fatte perché corrispondono ad una visione di libertà, cioè non ad un problema di organizzazione del potere, ma ad una visione di libertà. E allora su questa scia, prima di iniziare il confronto tra i relatori di questa tavola rotonda, considerata la sua esperienza all'interno dell'ANCI, la sua esperienza di sindaco di Lodi, io chiederei a Guerini se, non presento Guerini per ragioni di pudore, perché sarebbe un'offesa a tutti noi, a tutti voi, ecco, gli chiederei se lo ritiene opportuno di darci un saluto. Ringrazio Lucio per l'invito a portarvi un breve saluto, non previsto, ma lo faccio volentieri perché i lavori di questa sera sono particolarmente interessanti in riferimento a questa iniziativa di questo, della pubblicazione di questo saggio che Fioroni mi aveva promesso di recapitarmi, ma non l'ha fatto. È una delle tante promesse che, diciamo così, che Fioroni mi ha fatto e che abitualmente è disatteso. Però so che fa così con gli amici, diciamo. No, sono molto contento di essere qui, molto volentieri, in questa giornata che ho iniziato questa mattina in Via Caetani con il Presidente della Repubblica nella manifestazione di ricordo, di commemorazione di Aldo Moro. E condivido quanto ha detto, quanto ha appena detto il professor Bianchi, cioè che concentriamo tutta la nostra attenzione, io lo vedo soprattutto con i più giovani tra noi, concentriamo tutta la nostra attenzione sulla figura di Aldo Moro in quegli ultimi 40 giorni della sua vita. Conosciamo Moro, soprattutto le giovani generazioni conoscono Moro per ciò che è avvenuto tra quella giornata di marzo e quella giornata del 9 maggio 1978. Quei 40 giorni, l'uccisione, tutto ciò che ha determinato, qualche volta anche con un'interpretazione di ciò che è avvenuto molto superficiale, tendente a ricostruzioni complottistiche e non invece a comprendere quell'evento, se si può comprendere un evento di questa natura, a comprendere quell'evento leggendo quell'evento dentro ciò che è stato Moro, ciò che è stato per la democrazia italiana, ciò che è stato per il pensiero più alto del cattolicesimo politico di questo paese, ciò che è stato Moro nella relazione con il mondo che cambiava, con le dinamiche sociali che erano in maniera impetuosa, si manifestavano nel nostro paese, che vedevano in Moro un attento ascoltatore, uno curioso di capire ciò che avveniva e come la politica, attraverso una relazione con questa dimensione della società, di cambiamento della società, poteva immaginare di costruire nuovi equilibri che potessero a quel cambiamento corrispondere un'adeguata risposta sia sul piano politico che sul piano istituzionale. O a comprendere Moro nella sua dimensione di uomo di fede,
in cui l'ispirazione religiosa e cristiana è molto forte, laicamente impostata e vissuta, ma molto forte, e come immagina dentro la sua testimonianza nella vicenda politica di contribuire, grazie all'originalità di quel pensiero, a portare un contributo allo sviluppo, alla crescita della società italiana. Allora, concludo qua il mio saluto, nell'invito che voglio fare, che vorremmo che tutti che provassimo tutti a raccogliere, di provare a, come dire, far conoscere ciò che è stato Moro, a farlo conoscere soprattutto alle giovani generazioni. È bene che questo saggio sia un saggio per gli studenti, se non ho capito male le sue intenzioni, perché per comprendere la grandezza di Moro, ciò che ha significato, e non a concentrare l'attenzione sulla conoscenza di Moro nei giorni più tragici della fine della sua esistenza. Credo che sarebbe un contributo alla crescita di una cultura politica nel paese, direi una crescita della cultura in senso lato, ma la cultura politica del paese. Credo che sarebbe un servizio importante per le giovani generazioni, e penso che per questo l'iniziativa di questa sera, il saggio che viene presentato, vada nella direzione di dare un contributo importante, quindi vada particolarmente apprezzato. Grazie a Guerini. Darei allora la parola a Enrico Gasbarra, provando a insomma dargli solo così una spintarella nell'avvio della discussione, perché sentiamo tutti la preoccupazione, affrontando il dibattito su Moro, di rischiare di parlare di tutto, insomma, perché Moro è talmente... Ora, credo che però, per chi viene da un'esperienza intensa di vita politica, quello che ha sempre colpito è questa fisionomia di Moro come cultore addirittura, di un'idea di democrazia in cui, anche quando parlava della democrazia interna al partito, non c'è solo la regola, non c'è solo la procedura, anzi direi addirittura che la regola e la procedura vengono dopo, ma quello che conta è sempre l'idea che il consenso, quindi l'ascolto prima del consenso, il dialogo, la capacità di cogliere le ragioni dell'altro, e cose che stanno emergendo anche oggi, leggendo sui giornali si racconta di un Moro che non decideva, come si dice oggi, in maniera spocchiosa, ma ascoltava e faceva in modo che la decisione scaturisse quasi da un consenso tra gli interlocutori. E questa è stata anche l'idea di partito, l'idea che aveva della Democrazia Cristiana. Più volte abbiamo ripetuto un'affermazione davvero straordinaria dopo il congresso di Napoli del 62, quando portò tutto il partito, no, all'incontro con i socialisti. Lui disse: e in fondo all'opposizione era rimasto soltanto Scelba, quindi era una minoranza della minoranza. Eppure disse: nella vita di un partito conta di più la minoranza addirittura che non la maggioranza, perché la minoranza si deve sforzare di elaborare una verità alternativa, quindi guardare la minoranza significa capire quello che succederà dopo. Allora, un po', non dico la domanda perché tu sei libero di intervenire come meglio credi, però la riflessione mi sembra veramente obbligata in un tempo come questo, cioè in che misura la riflessione su Moro non è solo un vestito che ci mettiamo per una cerimonia, ma è un modo per reinterpretare il modo con cui noi stessi concepiamo la vita politica oggi, in questo momento in cui sembra che tutto venga rimesso in discussione, quando cioè la politica si riduce, come purtroppo appare, a gioco di forza, a quello che lui ha sempre contestato, tant'è che nei suoi scritti giovanili parlava della vanità della forza quando non è sostenuta da una capacità di riflessione e di proposta adeguata ai bisogni degli interlocutori, del popolo in questo caso. A te, Enrico. Grazie Lucio, cercherò di raccogliere il recinto nel quale hai confinato il mio intervento, cercherò di allargarlo però nella parte finale
essenzialmente, almeno per il ruolo che ricopro, nell'ambito della politica estera e dell'impegno di Moro sull'Europa. Noi abbiamo faticato, ma devo dire relativamente, perché poi insieme a Fioroni, per far riconoscere al Parlamento europeo il ruolo centrale di Aldo Moro, di dedicare una sala del Parlamento europeo ad Aldo Moro, grazie anche al contributo fondamentale di Lucio D'Ubaldo, che recuperò, lo dico ai colleghi che non lo sanno, quel basso rilievo che era dentro la sede della Democrazia Cristiana di Piazza Nicosia, che lo ritraeva e che ha, credo, accompagnato la discussione per oltre 35 anni, 40 anni del partito romano e regionale, perché Moro, pur non essendo, la fatica è stata fatta perché Moro non è stato mai un parlamentare europeo e tendenzialmente le sale sono dedicate a coloro che hanno avuto un ruolo nel Parlamento europeo o nella Commissione europea, ma Moro è stato centrale per arrivare ad un punto strategico e fondamentale per la vita del Parlamento europeo, che era l'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, che si è realizzata sotto la presidenza del semestre di Moro, ma quello ci arriverò alla fine. Partiamo dall'inizio e il modo di far politica. Io credo che, innanzitutto ringrazio Annunzi e Fioroni perché con questo saggio danno un importante contributo ad uscire fuori da quella drammatica fotografia che accompagna la vita di tutti noi, Moro in prigione con quel giornale. Moro è uno statista tutto campo ed è uno statista sin dall'inizio, sin dai suoi primi passi, ed è un uomo che cerca il dialogo, l'ascolto e la comprensione, ha ragione Lucio, con tutto e con tutti. E questo suo elemento viene caratterizzato dai primi momenti della sua azione politica, nella Costituente. Moro è stato determinante in molti passaggi degli articoli della Costituzione, ma uno possiamo attribuirglielo a tutto tondo, che è l'articolo 49, che dice in modo molto preciso come deve essere la vita democratica all'interno dei partiti. Lo vuole mettere dentro la Carta Costituzionale, e questo è un tema molto attuale, perché lui dice: laddove all'interno della vita dei partiti non c'è piena democrazia, i partiti poi non possono, nelle istituzioni, rappresentare e completare appieno la democrazia. Ora, senza correre il rischio a cui ci richiamava il Presidente della Repubblica in questi giorni, Mattarella, che ha detto attenzione ad attualizzare Moro fuori dal contesto dei tempi. Però credo che sono delle pietre miliari, specialmente per i giovani che si avvicinano alla politica, una politica ovviamente attualizzata, cambiata, molto lontana dalla politica di oggi, fatta di dichiarazioni via agenzie, da 5T su Twitter. Io ancora, pur non avendo un'età vetusta, non riesco a comprenderla, io non riesco a comprendere perché un ministro degli interni o un presidente di un paese comunica una cosa importante via Twitter. Non riesco a capirla, nel senso che ciò non vuol dire che raggiunge tutti, ma la solennità di una dichiarazione, rompere l'accordo sul nucleare con Teheran e annunciarlo via Twitter, io ancora, francamente, non riesco a comprenderlo. Però, insomma, ovviamente la vita ha le sue evoluzioni, mi auguro che le evoluzioni non manchino però degli elementi basilari dell'educazione, della Costituzione, del rispetto delle istituzioni, e ne abbiamo avuto alcuni esempi anche in questi giorni, appena usciti dalla stanza del Capo dello Stato si davano già le indicazioni del giorno del voto. Insomma, io credo che questo non significa nostalgia o antichità, significa rispetto e significa comprensione del ruolo delle istituzioni, che diventano il cardine centrale per la ordinata vita democratica. E quindi sicuramente il messaggio, uno dei messaggi che Moro lascia, e il merito di questo saggio, come il merito complessivo, devo dire, di Fioroni, di Gero Grassi e del nostro governo passato, di aver avuto il coraggio di riaprire una commissione d'inchiesta che ha fatto un po' di luce su
le tante ombre che ancora permangono, ma che ci dà modo però di tirar fuori il Moro statista. E il Moro statista è una scoperta fortissima per chi si avvicina alla politica, è un elemento molto, cioè bisognerebbe avere un percorso forte a partire dalle scuole, a partire dalle scuole di formazione dei partiti, che dovrebbero forse recuperare questo elemento di formazione della classe dirigente. Personalità strategica importante nella DC, con l'ossessione di far uscire la DC dall'essere partito Stato, ma nel contempo democristiano a tutto tondo, quando ne rivendica la vocazione religiosa e quando, pur nel confronto il più aperto possibile, che lo porterà dal governo di centrosinistra fino alla solidarietà nazionale, ma anche molto duro e molto attento quando nel famoso discorso del marzo del 77 in Parlamento disse che la DC non poteva essere processata nelle piazze. Una figura che ha accompagnato la vita di questo Paese, pur in una fase anche confusa, dialetticamente molto, molto accesa all'interno del partito, non ha mai avuto una rappresentanza congressuale larghissima, ma è riuscito ad unire intorno a sé alle sue idee, a volte maggioranze molto larghe, che lo hanno portato a guidare il governo varie volte, un governo di centrosinistra che ha raggiunto dei punti importanti sulla politica estera, poi ne parlerò più diffusamente, lo ricordava D'Ubaldo nel riassetto degli enti locali, riuscendo nell'avvio delle regioni a equiparare il ruolo delle funzioni di regione, province e comuni, se voi ci pensate sono ancora i temi di oggi, l'avvio della scuola unica, e questo probabilmente, ne parlavamo sere fa con alcuni amici del Partito Democratico, usciamo dalla guida di un governo del Paese, adesso in queste ore pare se ne stia formando uno, a guida Lega 5 Stelle, adesso vedremo che cosa accompagneranno, ma insomma la fase del nostro ultimo governo ha avviato la riforma della scuola, poi abbiamo qui Fioroni che è stato anche ministro, anche Moro è stato ministro della pubblica istruzione, e ieri sera proprio discutevamo come quella riforma in realtà ha portato tante grandi cose importanti e novità nel mondo della scuola. Però probabilmente le nostre riforme, cosa che non avveniva in quel periodo, hanno segnato, hanno accompagnato non solo le riforme riorganizzative, ma anche con queste riforme con una grande speranza, un grande traguardo. Mentre si riformava la scuola media diventava la scuola obbligatoria. Forse noi nel contempo della riforma della scuola potevamo cogliere anche un gap che esiste, io lo vedo in Europa e nel contesto del mondo, noi abbiamo i nostri giovani laureati che arrivano a laurearsi molto dopo, perché il nostro liceo dura di più degli altri paesi. Ecco, quindi anche il senso del governo, delle riforme enormi che fecero in quel momento, se il nostro referendum ha diviso il partito, pensate che cosa doveva accadere in quegli anni, ripeto, quando si avviò lo statuto dei lavoratori, perché anche queste furono delle conquiste. Quindi un Moro a tutto campo che ci lascia, e sono molto contento di questo saggio, perché, ripeto, abbiamo queste immagini di questo eroe straziante del nostro Paese, ma dobbiamo recuperare fortemente il ruolo del politico e dello statista. Uno statista che ebbe elementi di visione molto lunga, molto larga, temi europei, fu lui a parlare per primo, anzi lo riporta molto bene il saggio, in un articolo che lui scrisse su Il Giornale rispondendo al Regno Unito, che già allora scalpitava nei confronti dell'Europa e non accettava l'idea del suffragio universale, all'epoca l'Europa era 6, quindi Moro dovette negli anni in cui fu ministro degli esteri, lo fu per molto tempo, guidò il ministero degli esteri per molto tempo, affrontò crisi importanti dal Vietnam alla Cecoslovacchia, ai problemi interni dell'Europa, lui era per l'allargamento, ma in quel momento allargare alla Grecia che aveva avuto il colpo di Stato dei colonnelli, allargare alla Spagna che aveva ancora il franchismo,
Su questo Moro era molto aperto ma anche molto determinato rispetto ai passaggi della democrazia, ed è il primo che già nel 1977 parla dell'Europa a doppia velocità e dice che non può esistere un'Europa dei forti e un'Europa dei deboli. Apre la prospettiva del Mediterraneo, cioè elementi fondamentali che sono ancora al centro del dibattito dell'agenda della politica estera internazionale e dell'Europa incompiuta. E quindi la ricerca dell'orizzonte del Mediterraneo e soprattutto la capacità, in questo la condivide e la divide, e questo farà piacere a Renzi, insieme a Fanfani, negli anni difficili dal 63, dal 68 al dal 64 al 69, della difficoltà dei rapporti con la Francia, nel periodo in cui De Gaulle abbandona, è il periodo della sedia vuota, la Francia, erano i sei paesi fondatori, la Francia sul tema del un passaggio della PAC che è ancora attuale, relativa ai fondi per l'agricoltura, e lì c'era l'obbligatorietà del voto unanime, abbandona i lavori, di fatto paralizza la funzione dell'organismo, e devo dire, grazie a un lavoro che poi si completerà con la gestione del semestre proprio di Moro, di Fanfani e Moro, l'Italia ebbe un ruolo centrale per ricomporre e rilanciare l'istituzione e per porre le condizioni dell'allargamento. Ripeto, lasciando e dando, io lo definirei non solo i padri del nostro, ovviamente della nostra Repubblica, ma uno dei padri fondanti dell'Europa, perché in quella fase, nel semestre che noi guidavamo, qua a Roma, con le tensioni appena calmate, ma sempre molto forti, con i paesi fondatori, lanciare l'idea della elezione a suffragio diretto dei parlamentari, cosa che poi avvenne nel 79, fu un'idea coraggiosa e estremamente lungimirante. Non a caso oggi il tema dell'Europa, che non riesce ad essere incisiva e forte, è proprio in relazione al fatto che non ha una funzione centrale parlamentare e che la Commissione europea non è eletta a suffragio universale. E quindi la perdita di sovranità di alcune materie degli Stati si riesce difficilmente ad ottenere, perché contestualmente noi abbiamo un Presidente della Commissione europea, sì, che questa volta ha anche il voto di convalida del Parlamento, è un grande passo in avanti, però è un voto di convalida, ma che di fatto è deciso dai Presidenti degli Stati dell'Unione europea. E quindi è un Moro a tutto campo, ripeto, molto attuale, molto curioso, che fa fare un passo in avanti, anzi, molti dei passi in avanti che chiedeva sono i passi in avanti che dovremmo fare oggi, e che ovviamente in questa ricerca di comprendere le ragioni dell'altro, io con Ubaldo ci conosciamo da secoli e ci stuzzichiamo da una vita, è sicuro, eh? Secoli. Vabbè, nell'età compatibile. Beh, secoli sì, siamo passati dal 900 al 2000, quindi ci siamo a cavallo. E di solito, insomma, se io dico A, lui la pensa in modo completamente differente. Però, insomma, oggi attualizzare pensare e attualizzare Moro, però ci capiamo sempre, e partiamo dagli stessi fondamentali. Nella curiosità, per esempio, a riconoscere la diversità delle altre forze politiche. È una domanda che spesso ci siamo fatti messaggiandoci in questi giorni: chissà se Moro, con curiosità, con la stessa curiosità che ebbe nei confronti del Partito Comunista, l'avrebbe avuta oggi nei confronti del Movimento 5 Stelle. Lucio ritiene di sì. Io ritengo di no. Proprio perché per quel punto di partenza, per quell'articolo 49,
perché Moro non avrebbe mai dialogato con un partito che non ha democrazia interna, con un partito che non è un partito, perché ne avrebbe avuto paura e terrore. Probabilmente, ma questa è una mia valutazione, magari Moro avrebbe dialogato con quello che storicamente è stato il nemico a destra del Partito Democratico, perché oggi il coraggio più grande forse è andare a vedere di là che cosa sta succedendo. Ma questa è una mia interpretazione, che ovviamente rischia di essere depennata dal Capo dello Stato per il rischio dell'attualizzazione. E poi concludo, e questo sicuramente non è stato un bene, ma il sacrificio di Moro in quei giorni è stato anche il mio battesimo politico. Io ogni volta che c'è il 9 di maggio festeggio questo impegno, perché proprio in quei giorni, io ricordo il giorno in cui fu ritrovato, uscivo da scuola e in quei giorni e in quel periodo nelle scuole si era o comunisti o fascisti, non c'erano spazio per chi ci aveva quell'età. Arrivai, io abito qui intorno, mo l'ho stato trovato, abitavo vicino via Caetani, c'era la radio disse c'è, è stata ritrovata una Renault bianca e una Renault rossa, e di corsa mi recai via Caetani. Da lì ne nacque un tema che io feci a scuola, anche lì la scuola, l'impegno, i partiti. Il professore notò questo tema, pensate qua, io ho 56 anni ma sembra un secolo, come si comportava la gente a suo tempo. Questo professore era il capogruppo della DC in questo municipio, mi mise un bel voto in quel tema, andò però immediatamente a parlare con i miei genitori prima di parlare con me, che avevano un ristorante vicino a Piazza di Spagna, e disse, suo figlio ha fatto un bel tema, ha una visione politica, ci interessa, in quel momento la DC aveva il suo calvario ma cercava fasce giovanili, ci interessa coinvolgerlo politicamente, siete d'accordo? Quando i miei genitori vennero a casa, disse, ma che lo chiede a voi? E, prego, onorevole Sisto, accomodati, so che siete impegnati in questo. Non lo chiamare compagno, però. E quindi nacque così il mio impegno politico, e quindi sono legato a questo, ma legato poi soprattutto al messaggio che abbiamo detto e anche alla nostalgia, ma che deve essere riletta e rilanciata nell'attualità, di queste figure che servirebbero veramente tanto alla vita del Paese, specialmente in questo momento. Grazie. Ha fatto molto bene Enrico a scavalcare subito quel recinto che avevo inavvertitamente definito, perché sì, ora passiamo invece, facciamo una prova a cambiare inquadratura. Facciamo un cambio di inquadratura, perché dare la parola in questo contesto a padre Antonio Cocolicchio significa cambiare inquadratura. Ora, Moro, giovanissimo, con la famiglia a Taranto, ha una formazione presso questo convento al centro di Taranto, diretto dai francescani, ancora oggi. Quindi ha una prima esperienza che risente molto della spiritualità francescana, però si trasferisce proprio all'inizio del ciclo universitario, fa l'università a Bari, e a Bari ha un incontro importante per la sua vita, perché la presenza domenicana significherà l'ingresso in quegli anni proprio nel terzo ordine domenicano. E Moro entra nel terzo ordine domenicano chiamandosi Gregorio, perché la regola vuole che ciascuno scelga un nome particolare. La formazione domenicana, usiamo questa formula sintetica, non è stata molto indagata. Infatti sono curioso di leggere questo libro che si annuncia di Renato Moro sulla formazione giovanile di Moro, perché occorrerà capire quali sono le influenze. Lui inizia a scrivere principalmente sul quotidiano della Curia, quindi è un impatto
pubblico non ancora politico inizialmente, tant'è che sembrerebbe, insomma, che Moro non volesse far politica, per tante ragioni era un po' distaccato. La formazione domenicana, e qui do la parola ovviamente con tutta la libertà che si è presa giustamente, ripeto, Enrico Gasbarra, la do a padre Cocolicchio, perché mi veniva in mente, ne abbiamo parlato anche prima insieme all'amica Francesca Maria Carnea, che ha fatto uno studio su Santa Caterina. Santa Caterina è l'espressione massima, insomma, della tradizione domenicana. C'è un pensiero di Santa Caterina la quale parla del sonno della negligenza, cioè questo pericolo, no? Il sonno della negligenza. E mi viene in mente perché in Moro c'è questa continua, insistente sottolineatura del problema del dovere, cioè bisogna, il nostro dovere, è il nostro compito. È come per dire che la negligenza è il male, la negligenza, la superficialità, la sciatteria, e quindi, capovolgendo il discorso, il rigore della politica e anche, se vogliamo, la bellezza della politica, che Moro difende sempre. Ecco, io penso che sia una radice del pensiero e della spiritualità domenicana. Padre Cocolicchio. Ma la mia è più che altro una presenza per testimoniare questa appartenenza di Moro al nostro ordine, come laico si dice oggi, mentre in quel tempo si parlava di terziario, perché si concepiva l'ordine in tre parti, i frati, i padri, le monache, le claustrali, e poi i laici, che dipendevano dal primo ordine, si diceva, dovevano assumere delle caratteristiche del primo ordine, dei frati, quanto alla vita religiosa e alla vita apostolica. Allora Moro, dobbiamo dire che è stato un terziario domenicano fedele e legato all'ordine sino alla fine, dalle testimonianze, tutte per trasmissione orale ovviamente, che ho in comunità, mi è stato riferito che ha frequentato qui a Santa Maria Sopra Minerva la fraternita dei laici domenicani, si incontra almeno una volta al mese, compatibilmente con i suoi impegni, ecco, poteva anche magari non venire dal momento che era quel che era, insomma, poi lui era entrato a Bari, eppure se lo ricordano che veniva con un altro signore, un ingegnere che mi hanno detto anche il nome, col quale veniva con un'altra persona, si metteva in fondo alla sala, non interveniva mai durante le adunanze, perché c'era, ecco, questo, che il padre, che si chiamava il direttore, era colui che, insomma, istruiva i terziari, loro venivano per ricevere più che altro, più che fare, diciamo, un dibattito, ricevere quella formazione che avrebbero poi, diciamo, portato poi nella vita politica, sociale, in questo caso. Ecco. Quindi l'incontro tra Aldo Moro e l'ordine, è stato accennato, avvenne durante i suoi studi a Bari, e grazie a padre Gregorio Insitari. Infatti il nome che prese fu proprio quello di Fra Gregorio, perché prendono il nome all'interno della fraternita come fra, come suor, proprio un richiamo ai religiosi, no? Ecco, pur essendo laici. Il frate domenicano che gli sopravvisse, perché padre Gregorio Insitari morì nel 1981, quindi alcuni anni dopo, e poté fare delle dichiarazioni che vengono riportate, si trovano anche un po' in giro. Dice che conobbi Aldo nel 1937, dice il padre. Ero stato mandato come assistente della FUCI di Bari, l'associazione Giuseppe Moscati, della quale Aldo Moro era presidente. Mi colpì subito quel giovanotto perché notavo che veniva alla messa e alla comunione tutte le mattine. Cominciai a frequentarlo anche perché i nostri compiti erano quasi gli stessi, e scoprì un uomo eccezionale. Moro studiava 10 ore al giorno e trovava il tempo per dirigere l'associazione della FUCI, per parlare con gli amici, dei quali era il confidente di tutte le loro pene. Questo ritmo di vita lo aveva reso magrissimo, macilento. Mi riferirono che alcuni anni prima era un grassone, poi aveva deciso di dimagrire.
faceva molti chilometri al giorno a piedi a questo scopo, sudando come un dannato. Non smise finché non raggiunse il peso che si era prefisso. Ti mostra anche un certo impegno, insomma, anche di carattere. Sempre il padre Insitari descrive poi le caratteristiche della vocazione domenicana di Moro, perché dice: Aldo Moro possedeva tutte le caratteristiche richieste dalla nostra regola perché un giovane potesse diventare domenicano. Il padre ci aveva fatto un po' un'idea di farlo diventare frate. Amore allo studio, difesa della verità e coerenza nell'azione. Aveva le caratteristiche tipiche per diventare un buon frate domenicano. Amore allo studio, studiava 16 ore al giorno, e poi appunto difesa della verità e coerenza nell'azione. Pensavo di sviluppare in lui la vocazione religiosa e sacerdotale. A questo scopo lo feci entrare nel terzo ordine domenicano. Fece la vestizione assumendo il nome di Fra Gregorio Maria, e la vestizione ricevono praticamente un piccolo scapolare bianco che è il segno del colore dell'abito, ma che portano internamente. Poi se uno lo richiede per quando muore può indossare l'abito una volta morto, se viene richiesto dal terziario, ma in passato mettevano l'abito anche in pubblico, cioè proprio l'abito intero, anche in alcune circostanze. Forse qualcuno rimarrà meravigliato, Santa Caterina da Siena era una laica, era così. Noi la vediamo vestita con l'abito, ma non era una suora, era perché era una terziaria, quindi che all'epoca mettevano l'abito. Poi per ragione di opportunità, ma anche perché giustamente la vocazione laicale è stata poi dalla Chiesa, diciamo, messa in evidenza, non bisogna portare un abito religioso che è in giro. Quindi, però rimane questo retaggio appunto con il nome Fra Gregorio, vestizione, ecco, anche nella terminologia, no? E dice padre Insitari: gli avevo indicato un modello da seguire, il capitano santo Guido Negri. Aldo era entusiasta di tutte queste iniziative spirituali, ma sentiva di non avere la vocazione sacerdotale e allora abbandonammo il progetto. Ricordo che anche uno degli amici di Moro, Giorgio Lapira, anche lui che ha vissuto nel nostro convento di San Marco a Firenze per 12 anni, nella cella numero 6, che lui ha sempre rivendicato come l'unica sua casa terrena, e che lui riconosce la cella numero 6 del convento di San Marco, e anche lui dice: Gesù non mi chiama ad essere sacerdote, mi chiama proprio a impegnarmi invece nella politica, perché se la politica riguarda il bene comune e non c'è niente di più divino del bene comune, è più divino di quello particolare, quindi è una missione veramente che, diciamo, in qualche modo non dica che supera quello del sacerdote, ma insomma è una missione vera e propria, è la vita considerata come vocazione, come responsabilità. Quale regola ha professato Aldo Moro? Perché parliamo di professione, cioè un laico domenicano non è un iscritto a un'associazione come può essere le tante associazioni cattoliche che ci sono, ma è una persona che veramente entra a far parte dell'ordine, giuridicamente proprio, quindi professando con un atto formale, facendo una professione, professione vuol dirlo pubblicamente, la professione di vita evangelica secondo San Domenico. E quindi mi riallaccio a quello che è stato detto, l'influsso domenicano. Questa professione in che consiste? Soprattutto nel ricevere la formazione domenicana, partecipando alle adunanze appunto che si tengono. Al tempo di Moro avveniva l'impegno definitivo subito, adesso ci sono un periodo di prova un po' più lungo, ma si faceva la vestizione, quindi ha fatto nel 39, nel 40 la professione perpetua a vita, cioè si veniva inseriti con una promessa formale, di promessa fatta a Dio, ecco, di legarsi davanti proprio al maestro generale nostro, davanti al rappresentante che era il padre direttore. Quindi assumere questa spiritualità, questa forma mentis, che io ritrovo in tutto quello che avete detto, proprio mi trovo proprio a casa, questo discorso del consenso, del dialogo, della democrazia, perché noi diciamo che siamo un ordine democratico, che non è normale nella Chiesa. La Chiesa, si dice, non è democrazia, no? La Chiesa
e quindi c'è chi comanda e chi con l'obbedienza deve seguire, ecco, quindi non c'è il concetto non solo nella Chiesa quindi, ma nella Chiesa di per sé si sa che dice la Chiesa non è una democrazia, lo si dice, no? Quindi invece l'ordine domenicano un po' nella Chiesa ha questa caratteristica che oggi direi viene riscoperta anche da Papa Francesco, che parla di sinodalità, andare insieme, camminare insieme, non più che in una maniera piramidale. Quindi tutti questi concetti io li vedo certamente mutuati dalla spiritualità domenicana, ma tra tutti dobbiamo menzionare sì Caterina da Siena, che è patrona del Terzo Ordine, ma sicuramente c'è la luce di Tommaso d'Aquino in tutto questo, perché Moro, per Moro ecco, l'incidenza della la centralità della persona, quindi nell'attività anche politica di Moro, nel contributo alla Costituente, da dove viene questa luce di Tommaso d'Aquino? Io la vedo, ecco, quindi, e che poi certo mutuata anche dal personalismo, va bene, dopo successivamente Maritain, Mounier e così via, ecco, questa centralità della persona, perché è profondamente credente, religioso, quest'anima religiosa che il padre Insitari sottolinea, perché dice nel 39 venne eletto presidente nazionale della FUCI e il padre di Moro andò da padre Insitari perché era un uomo scrupoloso e modesto, si spaventò quando apprese che il figlio era stato eletto a una carica così importante, dice, e venne da me perché consigliassi suo figlio a non accettare e gli suggerissi di tenersi lontano dal chiasso della vita politica. Anche Aldo venne a consigliarsi da me e il padre gli disse: se ti hanno eletto vuol dire che hanno fiducia in te, vuol dire che il Signore ti affida questo compito e tu devi svolgerlo con la massima diligenza. Moro, che era religiosissimo, dice, accolse l'elezione come un compito affidatogli da Dio. Quindi già dall'inizio, ecco, quindi questa formazione nell'età giovanile. Dicevo di questa centralità, ecco, della persona, dell'essere umano, e che facilmente la ritroviamo nell'umanesimo cristiano, è chiaro, da dove viene? Viene dal Cristo, e dall'opera della redenzione del Cristo, è chiaro che viene questa centralità della persona. Quindi la luce di San Tommaso d'Aquino si riflette in questo modo. La persona umana, e possiamo dire che Tommaso d'Aquino unisce sacro e profano, la società serve ad organizzare i diritti, non è la fonte del diritto, vi è la supremazia ontologica dell'uomo, una creatura unica ed irripetibile, e lo Stato è per l'uomo, e fare politica da cristiani è acquisire la virtù, ed è l'unione del diritto alla dignità. Per Tommaso d'Aquino, una frase che mi è rimasta impressa, non vi è nulla di più prezioso in tutto l'universo di una persona umana. Una persona umana vale più di tutto l'universo, tanto è grande la dignità umana. Quindi la via della Chiesa e dell'ordine, che ha contribuito significativamente alla formazione della dottrina cattolica, è l'uomo. Questa visione è legata alla centralità di Cristo e della redenzione, e questa visione tomista possiamo dire che è stata alimentata anche dal rapporto di Moro con la Pira, ma anche con il futuro Paolo VI, il quale si avvalse molto anche di padre Cordovani, che era all'epoca anche stato maestro del Sacro Palazzo, no? Quindi in questo senso è che vediamo questo influsso. La concezione appunto dell'uomo, il legame tra natura e grazia, la grazia intesa come, diciamo così, un cammino attraverso la libertà al raggiungimento delle virtù mediante la libertà ed evitando la fretta, la rapidità che impedisce il godimento della virtù. Ecco, io non vorrei, diciamo così, tediarvi ulteriormente, ma volevo soltanto, ecco, sottolineare questi aspetti e appunto vita di studio,
amore per la verità, abbiamo detto, e poi l'elemento di predicazione. Abbiamo detto che è un laico, un terziario dell'ordine dei predicatori. Noi quando pensiamo a predicazione l'accostiamo con l'omelia. La predicazione si riduce all'omelia, che chiaramente l'omelia è il sacerdote che la tiene nel contesto della presidenza di un'azione liturgica. Quindi come un laico può partecipare a un carisma che è di predicazione, ordine di predicazione? Può partecipare attraverso la politica in questo caso, perché la predicazione non è solo l'omelia, quindi è quella predicazione liturgica, quindi secondo lo stato proprio, ecco, del laico. E direi che è di somma importanza che ci siano, ecco, tutti gli elementi rappresentati, quindi non può essere un ordine soltanto di religiosi, ma deve essere anche di laici, per poter a 360 gradi, direi, ecco, quindi svolgere quella missione di evangelizzazione, di predicazione, di conversazione di Dio con il mondo che il laico permette, è il laico appartenente ad un ordine religioso, quindi un qualche cosa che tocca le fibre più intime di Moro, insomma la sua vita intima, insomma religiosa, però che ha influenza certamente sul suo operato politico e umano, insomma. Ho sintetizzato al massimo. Grazie, grazie, perché nella sintesi ci ha dato tante cose, tante suggestioni su cui dovremmo ancora riflettere. Paolo Sisto ha un tracciato ben definito, perché la sua esperienza di parlamentare, presidente della Commissione Affari Costituzionali, la sua formazione da giurista, permette di inquadrare a questo punto il Moro costituente, il Moro che ha una sua peculiare concezione dello Stato, che drammaticamente ritroviamo anche nelle ultime lettere, nel memoriale, cioè lo Stato non è mai sovraordinato alla persona, fino al punto che c'è anche l'ipotesi del conflitto drammatico tra persona, diritti della persona e, diciamo, il diritto dello Stato. E quindi Sisto può intervenire su questo con tutta la libertà che crede, però io una sollecitazione aggiuntivamente gliela voglio fare, perché raramente ho assistito a dibattiti in cui, come è prevista dalla scaletta di questa discussione, un esponente di un partito che in questi ultimi 20 anni ha rappresentato e rappresenta una posizione importante nello scenario politico, che ha sostenuto i governi di centrodestra e quindi ha assorbito anche storicamente l'evoluzione della destra di formazione neofascista, difficilmente un esponente del centrodestra si è interrogato su Moro e ha parlato su Moro e ha discusso su Moro. Quello che è strano è che nel centrodestra, in Forza Italia, io per esempio ho notato lo sforzo di recuperare Sturzo, poi ci può far piacere, ci può non piacere, però lo sforzo di recuperare Sturzo è quasi una dominante nell'esperienza della nascente Forza Italia, anche dopo. Ma nei confronti di Moro c'è una sorta di incomunicabilità. Potrei dire la mia opinione, ma mi fermo qui, se no faccio io quello che mi ha già fatto intendere Enrico, cioè trasondo e non voglio trasondare. Quindi la sollecitazione rimane, quindi rimane questa domanda che vorrei fare a Sisto: come mai dal suo punto di vista, per la sua esperienza, c'è questa incomunicabilità da destra verso Moro, su Moro? Non so se questo è così. Buonasera a tutti, vi chiedo scusa per il ritardo, ma probabilmente, come sempre, non è casuale quello che accade, vi è una sorta di causalità nella casualità, perché aver ascoltato l'intervento di chi mi ha preceduto probabilmente è un po', come posso dire, l'albero in cui può scorrere quello che con molto piacere, con molto onore e con molta gioia voglio riferire. Innanzitutto anche questo invito, un invito che
mi dà una particolare emozione, perché per parafrasare Ich bin ein Berliner di Kennedy del 63, io sono di Bari, quindi lo dico subito con molta franchezza ad evitare equivoci. Quindi diciamo mi sono formato nell'università che si chiama oggi Aldo Moro, sono stato allievo di Renato Dell'Andro e quindi anche del presidente professor Moro all'epoca, di cui ho studiato con grande fatica Unità e pluralità di reati, che era il libro che diciamo così ci veniva sottoposto come stress test, se potessi usare questa espressione, perché era così alato come contenuti, ma anche così difficile come scritturazione, che addirittura giravano delle versioni di traduzione dall'italiano in italiano di quel libro. Ma devo dire che poi, dopo averlo studiato con grande attenzione, ci si rende conto, un po' come quando, stessa esperienza che abbiamo fatto con Niccolò Lipari, cioè all'inizio ti sembra arabo, poi quell'arabo diventa sempre meno arabo, poi diventa chiaro e poi diventa indispensabile. Questa è la forza penetrativa della cultura e della scienza, che da essere un linguaggio per eletti poi diventa fatalmente indispensabile patrimonio di chi si voglia accostare con una certa serietà a dei concetti severi. Inizio dalla fine, perché poi sono un penalista, direi, convinto, tanto ritengo che il diritto penale, che poi era diciamo così il terreno, dovete sapere che all'Università di Bari si studiavano insieme filosofia del diritto e diritto penale, cioè erano due materie che Renato Dell'Andro, dopo Aldo Moro, insegnava contemporaneamente. E il fatto che ci fossero insieme Capograssi e Bettiol dà l'idea di come il diritto penale nella nostra università fosse figlio di una concezione non meramente giuridico-pragmatica, ma esattamente l'opposto. Era la realtà che trovava la sua fonte nella profondità del pensiero filosofico. Ora, un diritto penale che nasceva dalla filosofia del diritto in qualche modo lasciava ben intendere quale fosse l'impostazione. Allora parto dalla domanda finale che mi è stata rivolta. C'è una sorta di domanda che io ritengo nociva, partendo dalle mie indicazioni di processual penalista. Nel diritto processuale penale la domanda nociva è quella che contiene in sé degli elementi che possono influire negativamente sulla risposta. E quella è una domanda nociva. Perché, io non so, ho parlato di domanda nociva, come sempre contenuti e mai autore poi della domanda. E anche con i pubblici ministeri fingo di fare così uguale. Poi sostanzialmente lo strale è diretto invece a chi la fa. In questo caso no, sono sincero e dico la verità. E non soltanto per dovere di ospitalità. Perché è evidente che non c'è una difficoltà di una parte ideologica di affrontare il pensiero di Aldo Moro. E proprio una persona come Renato Dell'Andro, che io vorrei invocare, e se fosse possibile anche evocare, come persona capace delle più grandi mediazioni, della più grande capacità di essere sempre stupito come un fanciullino pascoliano anche di fronte ai problemi più difficili, quelli più drammatici, sempre questa capacità di essere buono nei confronti delle cose, che io trovo e trovavo all'epoca straordinaria. La gente si accapigliava, volavano i coltelli nei consigli di facoltà, arrivava Renato Dell'Andro e con la semplicità di una parabola riusciva a mettere d'accordo tutti quanti. Ecco, io penso che questo non abbia una matrice politica. Tutto questo non è sussumibile in un ambito di centrodestra o di centrosinistra. È nocivo anche il dato che Forza Italia abbia recepito i vagiti della destra neofascista, ma neanche per idea, io questo lo respingo al mittente, questo con grande fermezza e con grande, direi, come posso dire, decisione, perché non è così. Diciamo che un partito che nasce da una intuizione è diventato, perché è nato da un'intuizione, poi è diventato un partito di moderati, un partito che cerca nel garantismo e nell'amore per la libertà una sua ragione di esistenza, e forse qualcuno ci ha dato anche una legittimazione per ritenerci un partito capace di governare per tanto tempo. Poi il tempo diciamo interviene, bisogna essere capaci di adattare le proprie esigenze a quello che accade oggi.
Io ho fatto ieri un intervento in aula sul 9 di maggio e su Aldo Moro, sostenendo la grande attualità di quel pensiero, ricordando una sua frase: un milione di voti vale meno di un atomo di verità. Ecco, io credo che questi dati non hanno un colore, non possono essere archiviati come appartenenti ad una cultura ideologica di sinistra o di destra. Si tratta di messaggi assolutamente universali, che proprio perché provengono da una profonda cultura cattolica, che è un leitmotiv che io voglio ricordare, che è stato uno dei punti dell'insegnamento universitario di quegli anni, la profonda cultura cattolica ci deve indurre ad evitare, come posso dire, le archiviazioni precostituite dal punto di vista ideologico di un pensiero che invece io non esito a definire universale. E quando dico universale non posso che prendere questo studio che io, vedete, ho avuto il piacere di leggere. Mi è capitato qualche altra volta di leggere i libri non in edizione, diciamo così. Non è privo di significato, perché è come se tu leggessi il Moro della Costituente. Cioè, nell'arte, caro mio, si dice che la première c'est la meilleure, cioè le opere giovanili sono quelle che danno già l'idea, l'imprimatur della capacità poi dell'artista di essere competitivo. Ecco, è come se io avessi letto questo libro, che ovviamente era già, però con questo spirito, cioè una sorta di prodotto ancora non finito in cui l'interprete potesse dare una mano a renderlo finito. È come una sorta di incompiuta o di opera en plein air, quelle che vengono, diciamo così, dipinte nei concorsi, in cui, diciamo così, si ha l'impressione, anche qui l'impressione, di poter dire la propria in modo creativo, la propria parola, la propria opinione in modo creativo. Ora, è evidente, questo è un libro, un'opera, uno studio, un omaggio, chiamiamolo come vogliamo, che cerca un grande insegnamento di Renato Dell'Andro. La prima cosa che devi leggere di un libro, lui parlava anche delle tesi di laurea, è l'indice. L'indice, la prima cosa che bisogna leggere, perché l'indice è sintomatico dell'impianto, del metodo, della correttezza dell'approccio. Bene, se noi guardiamo l'indice di quest'opera, ci rendiamo conto che è un'opera che spazia non tanto con riferimento all'individuo, all'uomo, al grande maestro, ma agli accadimenti a cui ha partecipato. Quindi è una visione storica che dalla storia, un po' come si fa con l'evento rispetto al nesso di causalità, dalla storia passa poi al protagonista di quella storia. Ed è un approccio assolutamente corretto, se devo dire la mia, e anche abbastanza innovativo rispetto a quello che si è letto su Aldo Moro. Cioè sostanzialmente si è sempre partiti dal suo pensiero e poi qui il tema è, si parte dalla realtà, dai fatti, dai frammenti, per mettere insieme un puzzle che alla fine poi risulta perfettamente coerente. E quando a pagina 91 si fa riferimento a quelle brevi conclusioni, sono tutt'altro che brevi. Sono le conclusioni che consentono di dare, sia pure in quelle poche pagine, una sintesi, diciamo, credibile a tutto quello che è stato detto in precedenza. Io mi sono occupato, ovviamente, e il mio introducer ha perfettamente ragione, dei temi a me più cari, che sono quelli della Costituzione. Ci siamo battuti molto nella scorsa legislatura, io dico tutti in difesa della Costituzione, ognuno dal suo punto di vista, perché è legittimo e non c'è niente di più interessante che il confronto sulle proprie opinioni, quando il confronto nasce dalla perfetta buona fede di quello che si pensa, nel tentativo non di sopraffazione ma di affermazione di un principio su un altro, si è molto morotei. Cioè il dialogo inteso in senso correttamente agonistico, un dialogo che include e non esclude. Quando io leggo in questo volume il contributo che Aldo Moro ha dato ai lavori della Costituente, ho segnato alcune pagine, dico che innanzitutto essersi occupato degli articoli 1, 2 e 3 non è affatto secondario, si è occupato anche dei partiti politici, ma quello chassis fondamentale, immutabile, che come si legge in questo volume, non era una sorta di presupposto, ma proprio di, come posso dire, fondamenta assolutamente indifferenti
ai guizzi di maggioranze occasionali. Vedete, cominciamo a ragionare su questo passaggio. Ecco, scusate, è la Costituzione che è diventata telefono, allora la metto per un attimo da parte e poi la riprenderò. Erano gli articoli 1, 2, 3 della Costituzione. Non è, diciamo così, secondario, non è secondaria l'intuizione che gli articoli 1, 2 e 3 dovessero essere immutabili, inattaccabili, costituire la certezza che nel nostro Stato vi dovesse essere una Costituzione antifascista innanzitutto, perché dice Aldo Moro che non c'è una Costituzione neutra, la neutralità appartiene ad altri quadranti, la Costituzione ha una sua direzione e una direzione fondamentale è antifascista, ecco perché voglio dire, insomma, un addebito di partenza, cioè, quale è quello, è un addebito che va in rotta di collisione col fatto che Forza Italia è un partito che, come tutti gli altri partiti dell'arco costituzionale, difende i principi costituzionali. La Costituzione è rigorosamente antifascista, la Costituzione, tra l'altro, ha un altro passaggio, non è una Costituzione che fonda la Repubblica del lavoro, ma una Repubblica fondata sul lavoro, cioè il dato è dirimente rispetto ad un approccio, come posso dire, ecco questo sì, leggermente ideologico, che era sostenuto da altri costituenti. Quindi siamo di fronte ad una scelta lungimirante, una parola che io vorrei sottolineare 100 volte, cioè la possibilità di vedere più avanti rispetto a quello che si fa, una progettualità inclusiva in cui l'appartenenza non fosse un elemento di divisione, ma un elemento di confronto, di dialogo, di stare insieme nell'interesse di un paese. E questo, lo dicevo ieri, è il messaggio di grandissima attualità, perché poi i grandi uomini non hanno un tempo, hanno una capacità persuasiva che va al di là del tempo. Ora, chiediamoci, gentili ospiti, amici, che mi date il piacere e l'onore di poter parlare del mio maestro genetico rispetto a Renato Dell'Andro. Chiediamoci se tutto questo sforzo di dare allo Stato, di dare al Paese, di dare alla Costituzione una progettualità lungimirante e intoccabile dalle maggioranze occasionali, oggi possa lasciarci indifferenti e possa non darci la certezza, caro Presidente, che il nostro lavoro nella commissione d'indagine su quello che è accaduto si affianca a tutto questo. Perché scoprire la verità, o cercare di scoprire la verità sui memoriali di Comodo, sulla ingerenza di palestinesi, israeliani, come abbiamo fatto in questi anni, con uno sforzo di cui nessuno credo ti possa non dare atto, uno sforzo, un'ansia di verità, un anelito intelligente e puntuale di verità, non una sorta di randomizzazione del dato, andare qui e là cercando qualche cosa di nuovo per legittimare l'esistenza di una commissione, no, una ricerca scientifica, oculata, umile, puntuale, che in quelle relazioni trova consacrazione. Allora, questo lavoro si affianca però ad una di quelle dure sconfitte di cui Aldo Moro ha saputo fare tesoro per riprendere poi il suo percorso. Perché, come diceva il mio maestro, il professor Rocco Labellarte, un grecista formidabile, dopo il pathos viene il mathos, cioè l'insegnamento viene dalla sofferenza, non viene certamente dalla gioia tout court, ma è la sofferenza che ti insegna. Allora la dura sconfitta che noi oggi registriamo è che a fronte di questa progettualità rigorosa, cioè di una Costituzione che ha dei paletti intoccabili dal punto di vista della volubilità delle maggioranze, assistiamo ad uno scempio della democrazia, nei cui confronti la reattività del Paese è ancora lontana dal percepire l'importanza e la modernità del messaggio di Aldo Moro. Cioè la democrazia non è una palestra in cui ciascuno si possa cimentare senza avere la competenza, la capacità, la maturità, il rispetto, l'umiltà
perché le idee possano tra di loro essere messe a confronto e vincere sulla scorta di numeri che diano l'idea della prevalenza di un pensiero rispetto ad un altro, ma nell'ambito rigoroso di un quadro costituzionale che in questo volume è chiaramente delineato. Pensate alla definizione di famiglia della Costituzione, in cui Aldo Moro ha avuto un ruolo determinante. Cioè siamo nell'ambito del disconoscimento di taluni pilastri, bisogna darne atto, un Parlamento che con tutto il rispetto delle leggi ha seviziato alcuni concetti fondamentali della Costituzione riportandoli ad una logica di consenso politico che poco ha a che spartire con il rigore di quello che noi abbiamo letto e che leggiamo in questo volume. Allora questa digressione secondo me finirà, cioè non è possibile che tutto questo rimanga soltanto ancorato ad una persona, ad un periodo, ad un maestro, ad un testimone nato a Maglie, ma sostanzialmente, io dico, legato alla mia città come pochi. Io ritengo che una sorta di, come posso dire, rinascita, il termine è rubato alla sinistra, non me ne vorrete, in questa logica di inclusione, in questa logica di inclusione... Solo un deputato, Mancini forse, un po' più. Sì, lo voglio dire, ovviamente giusto per legare una parola ad un ricordo. Ecco, una sorta di rinascita, di, come posso dire, ripresa di una cultura della politica, di una cultura dell'etica, scusate se utilizzo una parola clamorosamente fuori moda, perché il messaggio leggibile in questo libro è che è proprio di Aldo Moro, io credo che in questi giorni, in queste ore, incontri molte difficoltà a essere fatto proprio dal Parlamento e fatto proprio dal Paese. Allora che cosa fare? Combattere. Io credo che incontri di questo genere e libri di questo genere debbano avere una diffusione al di là della semplice lettura e del semplice dato cartaceo e che la scienza giuridica e la scienza politica debbano necessariamente andare insieme di pari passo, unitamente alla genesi assolutamente cattolica di tutti quanti noi. Tutti abbiamo una formazione cattolica che abbiamo difeso strenuamente anche nelle aule di giustizia. Io penso che tutto questo debba avere un solo significato e chiudo, perché le pagine che avevo, anzi voglio fare un po' come fa Umberto Eco, prenderne una, ecco, pagina 35, voglio leggere una cosa perché se non si legge una cosa del libro poi magari gli autori non ne sono contenti. E voglio chiudere con questa affermazione del discorso del 13 marzo 1947, pagina 35 del libro. Se nell'atto di costruire una casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra opera può dirsi fallita. Ecco, io credo che... esatto. L'attualità di questo messaggio è strabiliante e addirittura scioccante. Allora la modernità del pensiero di Aldo Moro, che trova in questo volume una, come posso dire, analisi e sintesi al tempo stesso, perché si tratta di, come posso dire, una sorta di approfondimento apparentemente casuale, ma molto, molto sistematico. Questa analisi e sintesi io credo che oggi abbia un vigore nuovo, prenda forza dalla negatività del momento e ci induca tutti ad una riflessione approfondita. Ma scusate, al di là della riflessione, come diceva Renato Dell'Andro, il pensiero va bene, ma l'azione è meglio. Grazie. Per ridurre il tasso di nocività della domanda, io non mi riferivo a Forza Italia come partito con una sua identità che rispettiamo e che conosciamo, mi riferivo al rapporto politico di alleanza con una destra che ha sempre avuto nei confronti di Moro un atteggiamento molto aggressivo. Mi riferisco, proprio perché parliamo di Bari anche, all'opuscolo che nel 61, 63, adesso non ricordo proprio la data precisa,
fu fatto circolare in campagna elettorale, dove l'attacco a Moro è personale, non è un attacco sui, è un attacco personale. E questo attacco personale io non lo trovo da destra nei confronti di nessun esponente della Democrazia Cristiana. Posso sbagliare, eh? Però se ricostruiamo anche a volo d'uccello, io rivendico, non c'è. Avevo sei anni. Ti ridò la parola, ecco. No, avevo sei anni, voglio dire, quindi non, diciamo, per carità, io a parte intorno alla svolta di fine effettivamente poi oggi possiamo dire. No. Io sto dicendo però. No, ma io no, posso aggiungere una cosa. Sto dicendo, allora, da destra c'è un attacco personale. Se la responsabilità è locale e per luogo, e va bene. Allora voglio dire. Poi mi sembra che un opuscolo in campagna elettorale veramente non faccia primavera, 61, insomma, io credo di poter dire che se questa è la fonte dell'addebito mi protesto innocente pesantemente. Mi protesto anch'io innocente perché devo fare anche un po' da sollecitatore. Prima di dare la parola a Fioroni che concluderà, volevo magari così succintamente, visto che alle 7 chiudiamo, chiedere a Maria Pia Caravaglia e ad Agazio Loiero una loro testimonianza, dicendo anche quello che oggi noi possiamo pensare di Moro, perché sicuramente Moro, sentato di accomodi Maria Pia, sicuramente Moro è stato interprete del partito di ispirazione cristiana, fino all'ultimo, no? Oggi il partito di ispirazione cristiana come figura non c'è più, e quindi non c'è più Moro? Grazie, è veramente fuori luogo adesso questo mio brevissimo intervento, però ringrazio Sisto perché mi ha riportato di fronte Renato Dell'Andro, che uomo, è che tutto però poteva sembrare che fosse un uomo d'azione, è vero che usava quell'espressione, ma era un uomo di una mitezza e purtroppo lui ed io abbiamo avuto durante la fiducia al governo Cossiga un incidente che mi rimane ancora un po', a Milano si c'è sul gozzo, e lui non lo meritava. Lo metterò in un libretto se mai scriverò le mie memorie quando avrò 99 anni. Moro io l'ho conosciuto solo nei congressi di partito, perché sono andata in Parlamento nel 79, quindi l'anno dopo questo gravissimo episodio che ha riguardato il paese intero, e rispondo subito a questa seconda provocazione del nostro amico. Mi ricordo esattamente dove ero, sia il 17 marzo che il 9 maggio. Il 7 marzo ero andato dalle suore Maria Ausiliatrice a parlare alle ragazze dell'8 marzo, e il 9 maggio stavo lavorando con la Piccoli, che non era una parente di Flaminio, che era l'assessore ai servizi sociali di Trento, per fare il regolamento del suo asilo nido. E curiosamente avevamo parlato anche il 17 di Moro. Perché? Perché il famosissimo discorso del febbraio aveva esattamente messo in luce ciò che Moro era come capacità di visione. In quel discorso in cui richiama le novità, per cui la DC da sola non poteva più essere interprete di tutto ciò che stava accadendo, aveva citato due movimenti, il movimento delle donne e il movimento degli studenti. Io di tutte e due sono stato un po' parte, ero tra quelli che hanno occupato l'università nel novembre del 67, ed ero del movimento femminile della DC che, senza essere femminista, ha fatto delle belle battaglie all'interno della DC. E due donne morotee erano state le maestre di tutte noi, la Marieletta Martini e la Tina Anselmi. Se il nostro presidente oggi ci dice di non trascinare in una attualizzazione Moro, lo contesto, perché il contesto storico è diverso, ma ciò che lui pensava del fra 5, 10, 15 anni lo stiamo vedendo adesso. Quella frase che è più forse ripetuta che Ich bin Berliner, quella che è la stagione dei diritti. Siamo qui, ce l'ha descritta perfettamente. E se perfino Macron ritiene
che l'ispirazione non religiosa, la presenza dei cattolici in politica è importante per dare significato, cioè proprio il senso della vita, quindi il senso della politica, è perché quell'uomo sarebbe servito a lungo. Vi dico una cosa che ogni tanto mi chiedo: se ci fossero stati gli strumenti tecnologici di adesso, ci sarebbe un'immagine di mio papà, che era un antico popolare, il quale, quando fu rapito Moro, mi viene la pelle d'oca ancora, ha detto: non ve lo consegneranno vivo, perché sarebbe capace di cambiare il paese. Aveva quell'intelligenza politica che, di tutti i movimenti e di tutte le difficoltà che avevamo avuto in quegli anni, ci trascinavamo ancora la violenza del paese, avrebbe lui fatto la rivoluzione, altro che i brigatisti, quella che c'era dietro i brigatisti. E di tutto quello, e ho finito, che mi rimane sul cuore è che lui è andato in paradiso senza sapere che Paolo VI aveva fatto tanto per lui. Il fatto che gli ha detto: il Papa ha fatto pochino, quando il Papa si era speso in una maniera incredibile con tutti gli strumenti segreti e meno segreti e anche misteriosi, tranne che non gliel'hanno fatto sapere. Però adesso in compenso lui lo sa e lo sappiamo anche noi. No, scusate, giusto per evitare parentele che possono apparire inusitate, io non sono Paolo Sisto ma Francesco Paolo Sisto, se no Paolo Sisto si pensa che sia parente di qualcuno. A grazie lo chiedo. Sì, grazie. Due parole anch'io. Non vorrei che vi stupiste. Io ho fatto un dibattito, pensate, non mi guardate male, il 5 scorso sul 68 e Moro con Franco Piperno. Che devo dire, è stato... su Moro, per mille ragioni, ma anche per ragioni culturali, straordinariamente rispettoso. Io voglio aggiungere due cose al dibattito, ho sentito con grande attenzione tutti e mi accingo a sentire Peppe. Ma Moro aveva qualcosa che era sì abbastanza diffuso nella DC, ma che in lui era unica, era la sua capacità d'ascolto, cosa che non esiste oggi, che non c'è ascolto per nulla, ognuno parla ma non ascolta, ed era quella l'elemento centrale della leadership. Addirittura circolava nella DC del tempo, io non l'ho conosciuto, ma sono arrivato dopo naturalmente, però circolava anche una battuta che un pochino succinta, che se Moro aveva la capacità di ascoltare, non faccio il nome, un deputato della sua regione con tanta pazienza, quello era un sintomo ineludibile della sua leadership. Ma detto tutto questo, io che ascoltai nel 74, quando abbiamo al congresso del 74 che ha eletto Zaccagnini, una relazione che anticipa completamente i 20 anni successivi e anche il terrorismo di cui sarà vittima. Quindi sotto alcuni aspetti l'unicità della leadership di Moro. Attenzione su quel discorso che mi pare a cui accennava Sisto. Certo, noi abbiamo avuto un personaggio come De Gasperi che arriva al 48 ed è una concentrazione di decisioni su tutto. Si trattava di costruire il paese e quindi non mi fa scandalo che la storiografia marxista inneggi a De Gasperi come a nessuno nel firmamento. Addirittura Ginzburg arriva a dire che forse è superiore la sua statura a quella dello stesso Cavour. Però dopo il 48, dopo quello spartiacque, dopo quella vittoria che
che ci collocò in una parte del mondo contrapposta all'altra. È chiaro che comincia proprio per la intelligenza delle cose di Moro, proprio l'epoca della mediazione infinita, perché lui aveva la consapevolezza del mondo dove viviamo, anche geopoliticamente, e aveva la sensazione che una democrazia così debole, ma così debole perché la nostra è sempre stata una democrazia debole, dove molte cose sono arrivate in ritardo, dove siamo usciti da 20 anni di fascismo, dove le donne arrivano a votare nel 1946, mentre in altri stati c'erano arrivate all'inizio del secolo, dove le donne entrano in magistratura nel 1963. Voglio dire, sono cose che rendono molto debole la democrazia, e quindi la necessità di un interprete che rappresentasse la democrazia non solo per il suo partito, ma per tutti. Ultima cosa e chiudo. Io ho letto una biografia molti anni fa di Bellinger, credo di Chiara Valentina, non vorrei sbagliarmi, in cui quando avviene il primo incontro per la solidarietà nazionale, Bellinger racconta alla moglie Letizia che era rimasto scioccato perché non conosceva, d'altra parte, quella fotografia che specie in questi giorni è circolata, quello scambio di stretta di mano, è visivamente molto allusiva del rispetto che c'è, reciproco ma fortissimo, di Bellinger, che è bellissima, è proprio, e racconta in questa, che Bellinger, tornato a casa, racconta alla moglie che aveva ascoltato prima, aveva parlato Zaccagnini, poi aveva parlato Andreotti, mostrando una straordinaria conoscenza dei meccanismi della macchina dello Stato, poi avevamo parlato tutti e avevamo fatto chiudere Moro, una visione del mondo scioccante, anticipatrice, e dice: io mi sono commosso. Le conclusioni sono affidate, per accordo intervenuto tra i due autori, Fioroni e Iannuzzi, al presidente della commissione, seconda commissione sul rapimento e la morte di Aldo Moro, l'amico Giuseppe Fioroni. Grazie, intanto grazie a tutti i relatori, grazie all'Università che ci ospita. Grazie a tutti voi che siete stati con noi questa sera, e grazie a Giovanni, perché tra le tante cose che i partiti politici non dovrebbero mai disperdere sono le risorse capaci e competenti. Invece la capacità di investire sul capitale umano è una cosa che si disperde nel tempo e si trasforma in numeri. Questo è un errore che non andrebbe fatto. Io non devo aggiungere molto. Voglio sottolineare due cose. Questo breve saggio ha una finalità. A me ha colpito molto, incontrando tante scuole e tanti studenti universitari, che capire chi è Moro, se va bene lo visualizzano con difficoltà, se va male lo ricordano in un generico periodo di anni bui per il nostro paese. E credo che per il ministro della pubblica istruzione, che ha portato l'educazione civica nelle scuole, credo che aiutare i nostri ragazzi a prendere conoscenza su come è nata la nostra Costituzione e sui personaggi che hanno costruito la nostra Repubblica sia qualcosa di più di lavorare per tenere la memoria, sia qualcosa di direttamente connesso a poter costruire meglio il proprio futuro e ad essere protagonisti del proprio futuro. Quindi il significato di questo saggio è questo, grazie all'Università Pegaso, grazie al Ministero dell'Università e della Ricerca che ha avviato un percorso nelle scuole medie superiori. Credo che questo sia un lavoro che deve essere fatto
e che sia un contributo. Non ci pensavo niente. E che quindi sia un contributo vero alla conoscenza del nostro paese. Quando l'hanno ammazzato, perché di questo parliamo, l'hanno ammazzato per quello che era e per quello che voleva fare e quello che aveva fatto. E soprattutto ha pagato il pegno di un problema di fondo. I terroristi come i rivoluzionari non ci hanno mai paura di chi gestisce il potere, perché quello è un naturale loro alleato, perché chi gestisce e occupa il potere sbaglia e favorisce inevitabilmente il disagio e la rabbia sociale. Il naturale nemico per i terroristi è sempre stato chi possedeva idee, chi aveva un pensiero forte, chi trasformava quel pensiero forte in un'azione e chi aveva la capacità di riformare e quindi di cambiare ciò che era la ragione d'essere stessa del motivo della rivoluzione e dell'essere terrorista. Moro viene ucciso per questo. Moro ha una particolarità. Pensa e vede in anticipo, diremmo noi che proveniamo da una storia politica, interpreta i segni dei tempi, ma li interpreta talmente in anticipo che gli altri non lo comprendono, anche chi lo segue fa fatica a capire qual era la posta in gioco. Cioè Moro comprende, noi l'abbiamo banalizzato, ancora oggi continuiamo a dire spesso aveva inventato il compromesso storico. Moro aveva inventato tutt'altro. Moro aveva capito che era finita la Prima Repubblica. La Prima Repubblica finisce con l'uccisione di Moro, quella che aveva messo insieme le forze costituenti che avevano dato vita alla Costituzione. Aveva esaurito la propria spinta propulsiva, aveva concluso la capacità di tenere insieme una democrazia al passo con i tempi e con i bisogni del Paese. Scrive lettere bellissime sulla flessione minima, inconsistente della partecipazione al voto del 1975. Abituati oggi a governare rappresentando un italiano e mezzo su 10, figuriamoci se possiamo pensare alla preoccupazione di Moro, o se possiamo pensare alla preoccupazione di Moro che era ancora assillato dall'idea che per governare con autorevolezza bisogna rappresentare la metà più uno, non di quelli che vanno a votare, di quelli che hanno diritto al voto. Ma comprende che cosa? Comprende che lo scollamento tra chi vota e la politica cresce. E lo individua bene, lo individua già dagli anni 70, quando incomincia in un lento cammino, pensando che prima bastasse il centro-sinistra, poi stimolando comunque il percorso di nascita e di crescita dell'eurocomunismo, cioè comprende che la nostra democrazia aveva bisogno di un elettroshock. La DC, io provengo da quella storia, la DC era obbligata a vincere sempre, e quando tu vinci sempre ti siedi, e quando ti siedi gestisci, e se diventi solo gestione, non progetti, non programmi, non ti innovi, non pensi al cambiamento, non riformi, i tuoi congressi diventano la vera campagna elettorale. Chi fa cosa, a chi spetta gestire questo e a chi spetta gestire quest'altro. E questo impoverisce la tenuta democratica del paese, della democratica intesa come democrazia, sistema democratico nel paese. E dall'altra i comunisti che prendono milioni di voti, che sono tutti voti che diventano inevitabilmente alienati e frustrati, perché non trasformano mai le proprie idee in dalle parole ai fatti. E quando Moro dice c'è bisogno di una democrazia integrale, poi noi l'abbiamo chiamata la democrazia dell'alternanza, ma c'ha questo in testa, che non è possibile che la democrazia diventi solo un confronto scontato e che non si abbia il coraggio di aprire un nuovo libro e rigenerare e rinvigorire la democrazia italiana. Questo l'aveva portato ad essere l'architrave del nuovo sistema democratico. E aveva convinto su questo a fare passi da gigante il Partito Comunista, ma aveva convinto su questo a fare passi da gigante il mondo cattolico, aveva convinto su questo pure buona parte delle cancellerie internazionali. Però è chiaro che questa cosa provoca problemi. Che cosa ci aveva in testa, e concludo veramente? Ci aveva in testa di allargare la base democratica del consenso, ma non del consenso della DC e del PC. La sua idea era quella che, l'esatto contrario di quello che viviamo oggi, noi non possiamo essere una società senza valori condivisi.
avaloriale, non significa, c'è niente a che vedere con l'essere credenti o non credenti. Essere avaloriali significa che come paese l'80% non riesce a condividere un bene comune e un male comune, non riesce a dire questo è bene per tutti e questo è male per tutti. E l'allargare la base democratica aveva questa idea, cioè la possibilità di far sì che la dignità della persona, la centralità della persona, la libertà religiosa, la giustizia sociale, la politica estera, la politica di difesa fossero negli elementi cardine i valori, i punti di riferimento di una bussola etica di un paese. Questa era la finalità del rapporto con il Partito Comunista. Riuscire a far sì che l'80%, perché allora fortunatamente nonostante le nostre riforme elettorali due partiti facevano l'80%, oggi diciamo è un po' più faticoso, e quell'80% condiviso questo come patrimonio comune apriva quella democrazia integrale dove ti confrontavi sul resto, sui progetti e dove ognuno faceva la propria strada. È questo quello che lui intuisce, e se voi ci pensate bene, chi lo leva di mezzo non fa un danno al 78, fa un danno a noi oggi, perché tolto Moro è come un sisma, quando viene giù l'architrave la gente scappa dalla finestra perché c'è paura e viene giù tutto, e un minuto dopo a Moro rapito già inizia il fuggire dalla finestra, già inizia la paura e non inizia la costruzione di un nuovo sistema globale di rigenerazione democratica, ma ognuno si rinchiude nelle proprie certezze, da una parte la Democrazia Cristiana e i suoi alleati e dall'altra il Partito Comunista, e in questa rinchiudersi ci porterà poi a un lento navigare a vista con poca elaborazione, gli scogli di Tangentopoli e l'ingresso nella Seconda Repubblica. E ingressati nella Seconda Repubblica non è che c'entriamo con la P maiuscola avendo un progetto di rigenerazione di sistema democratico. Di fronte alla difficoltà oggettiva, quella stagione non riusciamo a ricostruirla, perché la democrazia integrale non si ottiene con il gioco delle leggi elettorali, la democrazia integrale o dell'alternanza la ottieni con la condivisione di un progetto di democrazia, di rilancio costituzionale, di ricondivisione nel tessuto del paese. Se non c'è questo con le leggi elettorali, poi al massimo mentre insieme un'alchimia numerica che poi se non ti capita vediamo quello che succede. E c'è una trasformazione etica anche questa nel voto, perché il progetto integrale portava a riconfermare l'idea che le donne e gli uomini italiani andavano a votare credendo in qualche cosa che era il patrimonio dei valori condivisi, e poi sceglievano qualcuno. Quando tu generi solo il meccanismo elettorale e rimuovi la condivisione valoriale, tu scegli qualcuno, e quando vai a votare per scegli qualcuno, gira gira, c'è sempre sotto il baratto, o c'è una promessa o c'è un'aspettativa o c'è una speranza, e quando la politica finisce di essere il bene di tutti ma la ricerca dell'interesse generale, e c'è quella valorialità che terrorizzava Moro, non c'è più l'80% della gente che condivide come fu per la Costituente, l'80% di ciò che bene ha detto prima Paolo quando ha detto ma li ha voluti mettere come valori irrinunciabili perché fossero definitivamente scritti e non cambiati ogni cambio di maggioranza. E questa cosa è il terrore della valorialità, cioè il fatto che non c'è più un percorso condiviso, e se il percorso condiviso non c'è più, questo crea oggettivamente problemi e viene meno. Ecco, Moro è stato ucciso per questo, per la sua politica estera inoltre e in aggiunta, e per la sua politica interna, e oggi ci lascia un insegnamento che è ancora valido, valido per la formazione dei giovani ma anche per la formazione politica, e quella capacità di includere e cavare il bene da tutti, e anche saper scegliere la strada, la forma. E credo che questo è uno sforzo che noi dobbiamo fare nel sistema politico, che non è solo l'obbligo del dialogo, ma anche l'obbligo di sapersi, come ha detto padre, sapersi ascoltare, e nel sapersi ascoltare saper capire anche le ragioni dell'altro e comprendere quando le diversità sono tali che nel rispetto c'è la legittima capacità di alternarsi e stare da un'altra parte. E oggi credo che noi abbiamo un tema, ha detto bene per il Berrico, glielo dico sommando la sua idea personale, anche la mia.
Noi oggi abbiamo una sfida in un sistema che è diventato tripolare. Oltre a ricostruire il percorso politico e a ricostruire una progettualità ad ampio raggio, all'altezza di un'ambizione, di un pensiero lungo, che traguardi l'Italia a un futuro che non sia quello di dopodomani, però credo che ci sia la necessità di capire come in questo sistema tripolare ci si debba interrogare non con le categorie del Novecento, destra, sinistra e centro, ma con una categoria che induce a pensare che i populisti hanno la capacità di stare insieme e ci faranno anche un governo insieme, e che ciò che resto ha la necessità di doversi organizzare partendo dalle cose che condividono. Se la DC allora partì dicendo che era una forza di centro che guardava a sinistra, oggi credo che in questo nuovo schema noi dovremmo lavorare perché ci sia la possibilità che chi non condivide il populismo come comunità di arrabbiati che chiude i conti con il passato e non traguarda il futuro se non distruggendo ciò che pensa gli ha fatto danno, debba trovare le ragioni per costruire una nuova speranza e cogliere in questi segni dei tempi il futuro governo del Paese, ma non di oggi, degli anni a venire. E credo che questo sia l'insegnamento di Moro. Grazie a tutti. Chiudiamo qui questa nostra riunione. All'ingresso ci sono alcuni libriccini, se si vogliono acquistare si possono prendere qui accanto. Grazie.